importante per la comunità divulgare il culto di Santi Cosma e Damiano e soprattutto far conoscere queste bellezze ai fedeli e non solo. Diciamo che l'iniziativa di questo libro è servita a riscoprire un'identità, l'identità non solo del popolo gaetano ma in particolare della comunità del Borgo di Gaeta, che intorno al culto di Santi Cosma e Damiano ha un po' costruito la sua storia, ha costruito anche la sua cultura e, se vogliamo, ne ha fatto proprio un elemento essenziale per la vita quotidiana, che è stata capace di esportare anche al di fuori delle mura, potremmo dire, della città di Gaeta. Basti pensare alle comunità che sono sparse nel mondo, di immigrati gaetani che ancora ricordano San Cosma e Damiano. E ancora di più questo tipo di impostazione porta a dire che attorno al culto dei santi c'è anche non solo una fede ma anche una capacità di stare insieme, un popolo che si ritrova quotidianamente intorno alla figura di questi due santi patroni. Direi ancora di più, l'idea del libro è quella di attraverso le immagini far capire la realtà. Le nuove generazioni non conoscono qual è stata la storia, qual è stata anche la storia della nostra città, e distruzioni, guerre, momenti di difficoltà, e con le statue dei santi portate in processione immediatamente dopo la fine del secondo conflitto mondiale per ringraziare quello che era stato un po', se vogliamo, Gaeta distrutta ma anche Gaeta salvata. La popolazione che rientra dallo sfollamento ritrova nel culto dei santi un punto di riferimento. Credo che ancora oggi sia questo importante poterlo passare ai giovani, perché se si perde la radice della nostra storia si perde anche poi necessariamente quello che può essere la nostra identità.